Processo Portanova, 7 ore di interrogatorio per la presunta vittima di violenza sessuale. Carrozzina per disabili danneggiata e minorenne uno degli autori fermato dalla polizia. Effetto guerra sulla scuola Ferretti, molti bambini ucraini nelle nostre classi. Per lo sport il basket Menzana a un passo dalla C Gold, inviata la richiesta di ripescaggio. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera, benvenuti al TG 91. Apriamo con la cronaca: interrogatorio Fiume per la presunta vittima di violenza sessuale nell'ambito del procedimento che vede tra gli accusati il giocatore del Genoa Portanova. La giovane è stata sottoposta all'incidente probatorio per 7 ore al terzo piano del Tribunale di Siena. Cristian Lamorte. È durato 7 ore l'interrogatorio in forma semiprotetta della presunta vittima di una violenza sessuale di gruppo per cui sono accusati il giocatore del Genoa Manolo Portanova e altri 2 giovani. L'incidente probatorio era stato disposto dal GUP Ilaria Cornetti e si è svolto al terzo piano del Tribunale di Siena, interdetto l'accesso ai giornalisti. La giovane ha risposto a tutte le domande del giudice, del legale difensore e degli avvocati di Portanova e degli altri 2 ragazzi ed ha poi lasciato il tribunale senza rilasciare dichiarazioni. Bene, è stato un interrogatorio pesante, lunghissimo. La ragazza ha risposto a tutte le domande. Secondo noi è una ragazza molto, molto credibile in quello che dice, in quello che racconta, e ci sembra che sia venuto fuori anche oggi. E è stata bravissima a sopportare la pressione dell'incidente probatorio, che è tanta, e si spera che a questo punto possa iniziare a lasciarsi questa vicenda alle spalle. Per me, come dicevo, quando l'ansia, perché quando una persona viene sentita, entra in un luogo, una ragazza giovane entra in un luogo e subito solo l'ansia di entrare in un tribunale per un ragazzo di, una ragazza di 22-23 anni, insomma, giovane, c'è sempre l'ansia. Però, come gli ho detto, ti devi venire qui e raccontare i tuoi fatti, punto. Così è andata. E così è andata. Il procedimento è stato aggiornato al 16 settembre. I legali degli accusati hanno preferito celarsi in un no comment o in brevi dichiarazioni, ma in quella data si saprà la scelta tra rito abbreviato o rito ordinario che gli stessi avvocati difensori del calciatore e degli altri 2 imputati intenderanno perseguire. L'unica battuta è che abbiamo la data di rinvio al 16 settembre per la prosecuzione. Dopo 7 ore di interrogatorio, quindi insomma, in qualche modo come è andata, come valuta? Sarebbe assolutamente improprio che vi dicessi come è andata, come non è andata, i contenuti, non contenuti e che cosa pensiamo. No? Hanno danneggiato, salendoci sopra e percorrendoci alcuni metri, smontando anche la ruota, una carrozzina elettrica per disabili, ma uno dei 2 giovani minorenne è stato individuato e denunciato dalla Polizia di Stato. Viola Carignani. È un ragazzino di 16 anni, uno dei 2 responsabili del danno alla carrozzina per disabili avvenuto la notte tra il 22 e il 23 di luglio a Siena, in via Vittorio Emanuele II. Il giovane, individuato dagli agenti della polizia e della questura, è stato denunciato per tentato furto e danneggiamento, mentre sono ancora in corso le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori per risalire alle generalità del complice. La segnalazione che 2 ragazzi stavano smontando una ruota della carrozzina elettrica parcheggiata in strada era giunta alla sala operativa alle 4:30 della notte. Sul posto era arrivata ben presto una volante e i 2, alla vista degli agenti, erano scappati. Fortunatamente la carrozzina, ormai danneggiata, è stata ritrovata poco dopo, non lontana. Grazie ai filmati delle videocamere di sorveglianza, la polizia è riuscita in poche ore a risalire ad uno dei 2 autori del gesto. La vittima è Clemi Spinelli, giovane molto conosciuta a Siena per il suo coraggio e la determinazione con cui quotidianamente affronta i suoi problemi. Una giovane donna che è stata ospite anche delle trasmissioni di Radio Siena TV nel format Storie da raccontare. Clemi in passato era già stata colpita dai vandali che avevano fatto sparire la sua carrozzina, che fu ritrovata in tempi record grazie a una città intera e al sindaco che si erano mobilitati per lei. Da quel momento il legame speciale tra Clemi e Siena è indissolubile. Mattinata di disagi alle scotte dopo un incremento di ingressi registrato in questi giorni al pronto soccorso. Il direttore generale Antonio Barretta spiega ai nostri microfoni le motivazioni che hanno causato queste code all'ingresso. Simona Sassetti.
Ambulanze in fila fuori dal pronto soccorso, pazienti costretti ad aspettare molto tempo prima di essere presi in carico dal personale medico con conseguente nervosismo e tensione. C'è stato un certo caos questa mattina all'ospedale delle Scotte di Siena. Innanzitutto voglio scusarmi con la nostra attenza, ma mi sembra doveroso farlo, ha detto ai nostri microfoni il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria senese, Antonio Barretta. Mi sembra doveroso scusarmi con la nostra utenza per quello che è successo. Siamo intervenuti, stiamo cercando di risolvere la criticità, che però ha delle motivazioni e sono numerose concause. Il primo è questo: da circa 3-4 settimane gli accessi al pronto soccorso sono tornati come numerosità al periodo precedente alla pandemia, circa 160-170 accessi al giorno, con punte qualche volta abbiamo registrato persino di 200 accessi. È chiaro che il numero degli accessi impatta poi sulla capacità del pronto soccorso di seguire al meglio le persone e farle stazionare il meno possibile, sia in pronto soccorso o in attesa fuori dal pronto soccorso. Sono tornati i numeri del 19 anni precedenti e quindi questo sicuramente determina un maggior carico di lavoro per il pronto soccorso, con delle situazioni che aggravano ulteriormente la situazione, perché di questi 170-160 pazienti alcuni hanno il Covid, sono positivi, quindi devono essere gestiti in maniera particolare, devono essere isolati. Stamattina circa 25, tra i 25 e i 30 pazienti avevano più di 80 anni, non erano presenti nel pronto soccorso, non erano pazienti che avevano un episodio acuto e quindi non erano pazienti che dovrebbero ricercare e trovare una risposta all'interno dell'ospedale, ma dovrebbero trovarla altrove. Non trovandola altrove vengono qui e noi è ovvio che facciamo la nostra parte, però andando oltre quelli che sono i compiti che ci spettano, è chiaro che ci possono essere delle situazioni di criticità come quelle che si sono registrate. A un mese e mezzo dal suono della campanella, Caritas e Ufficio Scolastico Provinciale stanno gestendo l'inserimento di bambini ucraini all'interno delle scuole senesi. Simona Sassetti. Sono moltissimi i minorenni ucraini arrivati in Italia, alcuni di essi sono arrivati senza nessun accompagnatore e circa la metà del totale ha deciso di iscriversi alla scuola italiana, mentre l'altra metà continuerà a seguire le lezioni a distanza. Fin da subito il governo ucraino ha infatti deciso di mantenere il più possibile attiva la scuola nonostante il proseguimento della guerra. Rispetto agli inserimenti dei nuovi alunni ucraini in vista anche del nuovo anno scolastico, anche se ne sta cercando di offrire una risposta adeguata sul fronte educativo, difficile in questo momento fare proiezioni sul numero di studenti e studentesse che saranno presenti a settembre. La Caritas sta già collaborando però con l'ufficio scolastico per non arrivare impreparati al suono della campanella. Il discorso della scuola è un discorso che ora stanno riprendendo molto in considerazione, perché alcuni fanno e stanno facendo la scelta di partire, alcuni hanno fatto la scelta di rientrare, altri con cui noi abbiamo parlato, che sono nostri ospiti, invece hanno detto chiaramente che per ora non tornano. E quindi con l'ufficio scolastico e con le varie direzioni scolastiche stiamo prendendo contatti, dove la situazione dei bambini sono bambini ordinari, diciamo così, non ci sono problemi, dove ci sono bambini con problemi stiamo ragionando in modo costruttivo, sia con le scuole sia con l'ufficio, ripeto, scolastico, per trovare le soluzioni migliori, perché anche questi bambini possano godere del diritto all'istruzione, che è uno dei diritti fondamentali garantito a tutti in Italia. Alle famiglie abbiamo dato le indicazioni per andare e uno dei ragionamenti che facevamo ieri proprio con la direzione dell'ufficio scolastico provinciale era di dare anche disponibilità come Caritas, in particolare per i casi che seguiamo, di aiutare anche le singole scuole con un sostegno dove sarà possibile, secondo quello che la scuola, anche il confronto che potrà venire fuori con la scuola, di aiutarli con dei mediatori culturali ad hoc. La scuola, il diritto a stare con tutti gli altri bambini, al crescere insieme va garantito. L'altro sforzo che invece dobbiamo fare noi
nei confronti di chi abbiamo accolto è di aiutarli a imparare un po' di italiano prima di andare a scuola. Ancora incendi in Toscana. Ieri è stato colpito Cinigiano, in provincia di Grosseto, ma molto vicino al confine con la provincia di Siena. Sono rientrate nelle proprie case le 500 persone evacuate, circa 700 gli ettari bruciati e grandi problemi alle linee telefoniche e dati della Miata. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Lorenzo Agnelli. Ancora weekend torrido e segnato dagli incendi in tutta Italia e in particolare in Toscana. Dopo l'impressionante rogo di Massarosa in provincia di Lucca, ieri ad essere colpito è stato il comune di Cinigiano in provincia di Grosseto, vicinissimo al confine con la nostra provincia a sud-ovest con Lamiata e Montalcino. Focolai che in poco tempo sono diventati incendi boschivi preoccupanti, tanto da essere state evacuate ieri sera nel comune circa 500 persone, tra abitazioni del capoluogo e poderi in campagna, che solo questa mattina sono rientrate nelle proprie case. Il forte vento ha trascinato il fumo e il cattivo odore fino alla provincia di Siena, dalla Miata Senese alla Val d'Orcia fino alla Val di Chiana. Si parla di 700 ettari bruciati tra campi e bosco, con le fiamme che hanno lambito il capoluogo di Cinigiano, che fortunatamente non ha causato danni a persone e ad animali. Forti disagi si sono registrati anche nella zona della Miata per l'interruzione delle linee telefoniche e della rete dati. All'ospedale Castel del Piano non è stato possibile nella giornata di oggi eseguire esami radiologici, fare prelievi e usare internet. I tempi di ripristino della corrente elettrica ancora non sono valutabili in quanto legati alle operazioni di contenimento dell'incendio, per cui l'attenzione rimane alta, come ribadisce la sindaca di Cinigiano Romina Sani sulla propria pagina Facebook. Assistiamo alle riprese di alcuni focolai causa vento. Stiamo operando principalmente in due punti specifici, uno dove insiste una ripresa d'incendio e l'altro dove si è verificata una fuga di gas. Monitorate a causa dell'innalzamento della velocità del vento altre zone nella periferia dell'abitato di Cinigiano, con interventi di squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile regionale per l'immediata estinzione dell'eventuale incendio. È inoltre ancora in corso una ripresa della fiamma attiva situata in un impluvio di un'area boscata in prossimità del centro abitato, dove sono riprese gli sganci di acqua dei mezzi aerei AIB della regione Toscana e di Canadair della flotta aerea del Dipartimento. Cambiamo argomento. È stato presentato a Siena in Aula Magna del Rettorato il libro di Alessandro Pini, dove si parla di alimentazione e fake news. Intitolato Dimagrire senza patire, il libro è edito da Cantagalli. Viola Carignani. Non c'è niente di vietato nella lista degli alimenti proposti nel libro intitolato Dimagrire senza patire, firmato da Alessandro Pini, ordinario di biochimica dell'Università di Siena. Pini insegna anche biochimica metabolica nelle professioni sanitarie ed è per questo che si è appassionato all'argomento, anche se scientificamente la sua materia sono le biotecnologie. Un libro divertente, facile da leggere, dove le fake news sul cibo ormai date per scontate vengono messe a nudo. Facciamo un esempio pratico. Allora, c'è un capitolo che riguarda le fake news, cioè i falsi che vengono dati generalmente in ambito alimentare. Per esempio che lo zucchero bianco sia peggiore dello zucchero di canna, in realtà sono tutti e due fatti di saccarosio. Che l'acqua del rubinetto non si possa bere, è assolutamente falso, si può bere benissimo tutta. Che i conservanti alimentari siano dannosi per la salute, anche questa è una falsità totale. E ovviamente nel libro c'è delle spiegazioni specifiche sui motivi per cui queste cose vanno in una certa direzione in quella che pensano tutti. Il metabolismo dei fantini, visto che siamo in tempo di palio? Loro sono degli atleti, quindi hanno un metabolismo decisamente molto accelerato. E per un contadaiolo semplice invece? La cosa di buono, penso, del libro è che fondamentalmente non c'è niente di vietato nell'alimentazione, anzi la moderazione è ovviamente la cosa più normale da fare, quindi nessun divieto assolutamente, si può leggere tranquillamente senza aver paura che poi qualche cosa non si possa più fare. Un modello di impresa etico che dalla Calabria arriva in Toscana, in particolare a Buonconvento, dove sta per aprire le porte Mulinum. La produzione sarà di farine integrali e prodotti da forno. Ce ne parla Filippo Meiattini.
Il Mulinum Buon Convento Siena è in realtà una costruzione in bioedilizia che si avvale di energia rinnovabile con all'interno due forni a legna e due antichi mulini a pietra francese, il tutto circondato da 300 ettari di grani antichi. Ha preso vita il sogno dell'imprenditore calabrese Stefano Caccavari che dopo aver aperto Mulinum in un piccolo borgo di San Floro ha portato la sua idea anche in Toscana. La produzione si concentra su farine integrali macinate lentamente con il mulino, con cui produrre pane e prodotti da forno genuini. Mulinum è un edificio in bioedilizia che contiene, circondato da campi di grano, grani antichi biologici come il Senatore Cappello e il grano tenero Berna, che contiene all'interno la sala macine dove mi trovo adesso con due antichi mulini a pietra La Fertè del 1900 rimessi a nuovo, quindi che tornano funzionali. Insieme ai mulini che trasformano il grano in una farina integrale pregiata abbiamo anche avviato la panificazione, quindi lievito madre e forno a legna per fare il pane come 100 anni fa. Noi in Calabria abbiamo inventato un pane, senza rendercene conto, che si chiama Brunetto, ed è paradossale che siamo vicinissimi a Montalcino, dove c'è il Brunello. Quindi proporremo anche in questo territorio un pane tradizionale, come una volta, più tante altre specialità. La scelta di aprire un nuovo Mulinum a Buon Convento, in particolare in località Castelnuovo Tancredi, è nata anche dalla volontà del proprietario terriero toscano Guido Venturini del Greco, che ha fin da subito creduto nel progetto. Che io nel 2016 creai un crowdfunding online dove centinaia di persone mi hanno sostenuto finanziando il primo esperimento in Calabria. Dopo qualche tempo un signore romano con delle amicizie qui a Buon Convento ascoltò la storia, è venuto a vedere cosa facevamo, ne parlò con i suoi amici e uno di questi amici, che si chiama Guido Venturini del Greco, ha accettato di introdurre Mulinum anche qui a Buon Convento. Mulinum continua la sua espansione nell'ottica di diventare entro 5 anni la più grande azienda agricola bio in Italia. Ha vinto Laura Morante il riconoscimento alla carriera 2022 del premio Ruggero Maccari dedicato ai giovani sceneggiatori. Ce ne parla Francesca Campanelli. Cetona, cittadella del cinema per 3 giornate con il premio Ruggero Maccari, sceneggiatore dei grandi capolavori della commedia all'italiana, che visse a lungo nella cittadina della Val di Chiana, dove oggi si trova anche il suo archivio. Nel suo nome, giornate di incontri, proiezioni e masterclass ed anche un concorso di sceneggiatura a tema che ha coinvolto 100 giovani autori emergenti. Ad aprire l'evento, sabato sera in piazza Garibaldi, è stata l'attrice grossetana Laura Morante, che ha ricevuto dal sindaco di Cetona, Roberto Cottini, il premio speciale alla carriera. Ho avuto la fortuna di cominciare con quello che un tempo si chiamava il cinema d'autore, che in qualche modo era una famiglia internazionale, cioè era più simile, erano più simili due autori di due nazionalità diverse di quanto non fossero due italiani che facevano uno il cinema commerciale e un altro il cinema cosiddetto d'autore, che adesso non esiste più, adesso è una distinzione un po' artificiosa attualmente, non esiste più davvero, però quando io ho cominciato esisteva, era molto netta anche. Fondamentalmente a me piace scrivere, quindi ovviamente per me la sceneggiatura ha un'importanza enorme, anche come attrice ha un'importanza enorme. Un buon dialogo è facile da recitare, un cattivo dialogo diventa molto più complicato, ci vogliono davvero degli attori molto abili. Apriamo la nostra pagina sportiva. Il basket, la Menzana ha inviato la richiesta per essere ripescata in Serie C Gold. Il CUS Pisa infatti ha rinunciato al massimo campionato regionale e quindi si è liberata la strada per i biancoverdi. Filippo Meiattini. La Menzana non si lascia sfuggire l'occasione. È stato un giorno di svolta nel basket senese. Il CUS Pisa ha rinunciato al campionato di C-Gold e quindi si è aperto uno spiraglio per un'ammissione dalla serie inferiore. La FIP Toscana ha contattato i biancoverdi in mattinata e dopo qualche ora la decisione è stata presa. La Menzana ha inviato la richiesta per il ripescaggio. Per avere 3 squadre senesi nel massimo campionato regionale, quindi, manca solo l'ok da parte del Consiglio federale, che si riunirà tra qualche giorno. La società biancoverde ha deciso di prendere la palla al balzo e anche se la vicenda, come si legge nel comunicato ufficiale, è stata del tutto inaspettata e non pianificata, si tratta di un passo avanti importante del progetto menzanino. La C-Gold richiede uno sforzo, anche economico, ben diverso dalla Silver, ma lo stop alle retrocessioni previsto per questa stagione è sicuramente stato un incentivo per tentare il salto al piano superiore. La squadra resterà comunque pressoché invariata rispetto a quella che avrebbe affrontato la C-Silver, ha dichiarato il presidente della Polisportiva Antonio
Saccone, che poi ha spiegato: la C-Gold vuole essere un premio per i nostri ragazzi, che lo scorso anno ci hanno regalato una stagione da 25 vittorie e 5 sconfitte. In attesa del definitivo ok del Consiglio federale, il campionato del prossimo anno con tre senesi si preannuncia elettrizzante. E adesso il calcio, il Siena continua la sua preparazione ad Orvieto, sede del ritiro. Il preparatore atletico Sandro Bencardino ha fatto il punto della situazione. Prosegue la preparazione dell'ACR Siena in ritiro ad Orvieto. La squadra si è già riunita da 5 giorni e in vista delle amichevoli precampionato continua il lavoro sul campo con Guido Paiuca e in palestra con il preparatore atletico Sandro Bencardino, ed è proprio lui che da Orvieto ha fatto il punto della situazione. Devo dire che i ragazzi sono partiti da un buono step iniziale. Stiamo facendo un buon lavoro, dobbiamo trovare le dinamiche giuste. Questo è il momento dove dobbiamo lavorare tanto, e quindi dobbiamo fare lavoro di forza, lavoro di resistenza, tanto lavoro con l'allenatore, e dobbiamo crescere gradualmente. Vedo subito che sono ragazzi abbastanza molto disponibili e speriamo che riusciamo a raggiungere quello che ci siamo prefissati. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo: far bene per il Siena Calcio. Oltre che professionale, abbiamo già instaurato un bel rapporto umano, che questo fa bene a noi tutti. Uno degli attenzionati speciali è Alberto Paloschi. L'attaccante sta terminando la riabilitazione per farsi trovare pronto ad inizio campionato. Alberto, devo dire, è un grande professionista. Lavora duro per ritornare anche meglio di prima e per dare il suo contributo notevole al Siena Calcio. Dopo l'ufficializzazione del roster della Ema Villas Obey Siena per la prossima stagione di Superlega, iniziamo a conoscere i protagonisti del prossimo campionato. Ai nostri microfoni oggi si è presentato il libero Federico Bonami. Manca poco più di 2 mesi all'inizio del campionato di Superlega di pallavolo, dove la Ema Villas Obey Siena torna a giocare a distanza di 3 stagioni. Il roster ormai è stato completato in ogni reparto, con acquisti fino all'ultimo momento utile di volley mercato. Il colpo last minute messo a segno dalla società bianco-blu è stato il libero, e si tratta del fiorentino Federico Bonami, cresciuto pallavolisticamente a Santa Croce ed esploso nei 3 anni appena conclusi nel Verona Volley. Federico ha sposato il progetto Ema Villas, che vuole mantenere il proprio posto nella massima serie e che ha puntato ad un gruppo interessante composto da molti italiani. Molti anni che seguo Siena da toscano, anche per un senso di appartenenza, e insomma sono sempre stato affascinato molto da questa realtà. Abbiamo iniziato a sentirci con la società, e la società insomma è molto in linea con la mia visione. È una società che valorizza molto la Toscana, ed essendo la Toscana il mio territorio, giocare per questa squadra ha un valore doppio. Da Santa Croce agli Anina 2 fino alla consacrazione a Verona, Bonami è cresciuto e maturato molto. Adesso a Siena, dove vuole ulteriormente affermarsi, anche spinto dal forte legame che ha con la sua Toscana, che merita una squadra nella massima serie. Il mio obiettivo è sicuramente cogliere questa opportunità che c'è di giocare per Siena, quindi anche per la Toscana, e riuscire a trasmettere il mio modo di essere e il mio modo di essere giocatore, il mio modo di essere compagno di squadra, il mio modo di vivere la pallavolo a tutti quelli che verranno al palazzetto, a tutte le persone che incontrerò, ai miei compagni di squadra. Credo molto nell'importanza di rappresentare un territorio come la Toscana, per me tornare a casa da una parte è molto emozionante, perché tornare così a rappresentare davvero la Toscana in Serie 1 è la prima volta, ma dall'altra parte sento che dopo 4 anni di Superlega, 10 stagioni tra Serie 2 e Serie 1, ho proprio voglia di aiutare la squadra e di portare avanti questo progetto toscano. È rientrato dagli Stati Uniti Stefano Giardi, presidente dell'UISP Atletica Siena e coach della campionessa
Elena Vallortigara, che ha vinto mercoledì scorso il bronzo ai mondiali in Oregon. Giardi parla ai nostri microfoni del grande risultato raggiunto, che parla sicuramente anche molto senese. Lorenzo Agnelli. Che ci sia molto di Siena nella medaglia di bronzo conquistata ai mondiali di atletica da Elena Vallortigara nel salto in alto è un dato di fatto. Siena, la città scelta dopo una carriera segnata da tanti infortuni, è una nuova casa per la campionessa veneta che nella notte di mercoledì scorso è stata perfetta con il suo salto da 2 metri che le ha regalato una medaglia storica. A dirlo è anche il coach Stefano Giardi, che dal 2016 le è accanto come suo allenatore personale proprio nella città del Pario. È un risultato parla di Siena perché lei fondamentalmente, come scrisse la IAF sul suo sito qualche anno fa quando lei fece 2.02, Elena è rinata a Siena, cioè, e questo penso si possa affermare, l'ha detto anche lei senza nessun ombra di dubbio, uno perché ha ritrovato un po' l'equilibrio che gli mancava, per equilibrio intendo una situazione tecnica confortevole, cercare un fisioterapista, cercare un nutrizionista, cercare la persona per l'agopuntura. Negli anni abbiamo inserito altre figure, l'anno scorso è entrata anche Meglio Causarano per una consulenza medica sul campo. Ovviamente Siena ha avuto un ruolo importante, poi con lei sono cresciuti anche gli appuntamenti, c'è stato la jump contest, quindi la gara indoor, ci sono state le gare al campo scuola che hanno acceso interesse per il salto in alto quando lei ha fatto 1.94 la prima volta lì a Siena. Quindi Siena ha un ruolo centrale in tutto questo. Stefano Giardi, rientrato dagli States, è già al lavoro e si trova in giro per l'Europa a Jyväskylä in Finlandia per seguire un'altra atleta, Marta Morara, specialista sempre nel salto in alto, che sta cercando una qualificazione ai prossimi campionati europei. Il senese parla anche del ruolo che in questi particolari momenti ricopre proprio l'allenatore. Le preparazioni, gli allenamenti immediatamente più a ridosso, gli allenamenti della settimana, delle settimane precedenti, valutare carichi, queste cose qui sono compito dell'allenatore, che chiaramente nella parte finale deve solo ottimizzare e mettere l'atleta di esprimersi nelle migliori condizioni possibili. Nella prima parte invece deve proprio preparare l'atleta a sopportare dei carichi più importanti per mettere fieno in cascina, per così dire. Quindi la parte invernale l'allenatore ha un ruolo proprio di costruttore, diciamo, no? Poi c'è quella di finalizzatore e poi c'è quella di ottimizzatore. Sono varie fasi dove a seconda dei momenti bisogna saper gestire la partita, insomma. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora. Vi lascio alle previsioni del tempo, come di consueto, e poi alla nostra programmazione. Veramente tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.